E adesso parliamo della Notte Rosa, l'iniziativa che va alla grande ormai da tanti anni in Romagna. L'iniziativa, la proposta anzi del sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, di estenderla anche alla Regione Marche, in particolare Pesaro e Fano. Pesaro con Matteo Ricci ha subito risposto sì, la stessa cosa ha fatto il sindaco di Fano Massimo Seri, che abbiamo al telefono con noi. Buonasera sindaco, allora come avete valutato questa possibilità di estendere una importante manifestazione che richiama migliaia e migliaia di persone in Romagna, anche nella nostra città? Sì, questo è un approccio che c'è stato con l'assessore regionale al turismo dell'Emilia-Romagna e del sindaco di Rimini con il sindaco di Pesaro, che a sua volta ha voluto estendere giustamente anche per la collaborazione che c'è fra le due città a Fano. Io penso che possa essere una buona e grande opportunità perché è un'iniziativa di grande immagine, molto conosciuta, una promozione internazionale molto forte. Quindi se le cose possono avere un seguito, noi cercheremo di essere della partita. Ovviamente questi sono solo approcci, sono solo considerazioni verbali, quindi non voglio dare cose per scontate, però ecco, quando ci sarà questo incontro sicuramente noi ci saremo, perché valutiamo la cosa una grande opportunità per il nostro territorio, quindi parlo della costa della provincia di Pesaro, Senta, come quindi Fano risponde e Pesaro. sindaco? Qualcuno ha criticato sul social network, ah, Pesaro chiama, Fano risponde, insomma, come replica queste critiche? Ma io rispondo semplicemente che quando ci sono delle opportunità e c'è collaborazione, intelligentemente si collabora. La stessa cosa avrei fatto io, siccome Pesaro è più vicina di Fano, tra il sindaco di Pesaro e il sindaco di Rimini c'è anche un rapporto di amicizia personale, è naturale che ci sia stato un discorso tra loro. Anzi, quindi reputo che sia lungimirante ragionare assieme, non in competizione su questi aspetti, perché qui parliamo della promozione di un territorio e non di un singolo comune, dove invece i singoli comuni possono trarre dei benefici. Dopo ogni cosa può essere strumentalizzata, quelle cose non mi interessano, le lascio agli altri. Io cerco di ottenere i risultati.